Rieccoci in studio con la nostra pagina sportiva che apriamo parlando di basket. Ieri, durante la trasmissione Basketlandia, il general manager dell'Enel Brindisi, Santi Puglisi, ha escluso il ritorno sul mercato per potenziare la squadra, come scritto da più parti. Non c'è bisogno di ritocchi, ha detto, perché si stanno raggiungendo con largo anticipo tutti gli obiettivi stagionali. Intanto, domenica a Venezia, è scontro diretto per i playoff. La trasmissione andrà in replica dopo il TG, ma adesso ve ne proponiamo un breve frammento. Io dal primo momento che sono arrivato a Brindisi ho detto: guardate, cari signori giornalisti, non faccio confidenze a nessuno. Le società serie, le notizie importanti le diffondono a mezzo comunicato stampa. Però, nonostante questo, invece di attendere i comunicati stampa, c'è sempre qualche giornalista che ne sa più degli altri che riesce a ottenere uno spiffero da qualche gola profonda e immediatamente si vanta che lui è meglio informato degli altri. Vi racconto velocemente un aneddoto. Siccome col passaparola qualunque indiscrezione può andare a finire sulla stampa anche nazionale, tantissimi anni fa lavoravo alla Scavolini, allora non c'erano i mezzi di informazione moderni che ci sono oggi. E spesso io ero il general manager della Scavolini, mi telefonavano i capi rubrica del basket per avere notizie di mercato. Il mercato allora si faceva veramente in maniera riservata. Una volta, per fare uno scherzo a Piero Guerrini di Tuttosport, gli dissi che Meneghin sarebbe andato quasi sicuramente a Torino. Tuttosport di Torino, l'indomani Tuttosport titolava a tutta pagina Meneghin a Torino e sono stato io a farlo Certo. venire fuori. Il 16 e il 17 febbraio scorsi si sono svolti i campionati interregionali di Taekwondo riservati alla categoria cadetti B. All'appuntamento ha partecipato l'associazione sportiva dilettantistica Pennetta Rosa, guidata dal maestro Cosimo Spinelli. Gli atleti hanno conquistato così una medaglia d'argento ed una di bronzo. Un grande successo quello della Futura Basket, che in una nota si ritiene soddisfatta del derby tenuto a Pallalosito. La compagnia brindisina ha dominato i primi due quarti per poi subire l'iniziativa delle padrone di casa fino ad assestare il colpo decisivo. Il traguardo è dietro l'angolo, ma la squadra si legge, lavora e si mette in gioco come se il campionato fosse appena iniziato. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.